Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in una nuova 24 ore. Oggi mangerò per 24 ore seguendo le ricette di Alta Cucina. Cioè, raga, questo libro è bellissimo. L'ho regalato a mamma, ho fatto regalo a mamma insieme a un altro libro e quindi ho voluto fare questa tipologia di video che secondo me è molto molto sfiziosa. Vi ho fatto vedere come sono venute a me e come stanno sul libro. Ovviamente queste sono delle aspettatole con la dicitura. Sono delle focaccette morbide ripiene di crema spalmabile alle nocciole. Io quello che ho cambiato e che ho sbagliato è che non le ho fatte in padella con l'olio, perché ovviamente facendole in padella con l'olio si ammorbidivano, invece io le ho fatte al forno, anche perché dovevo fare altre cose, però ho sbagliato, però me ne rendo conto, ma mia mamma l'ha assaggiata e ha detto che sono buone. All'interno io ci ho messo la crema di nocciole, questa qui di BPR, però vi lascio anche il video che vi ho fatto già, anche la recensione, sapete che è la mia preferita. Quindi io direi di oggi sarò proprio incollata alla cucina perché ci sono tante ricette che ho selezionato e che voglio provare insieme a voi. Quindi andiamo a fare il famoso taglio. Sono troppo troppo curiosa di vedere. Però dai, sono belline, solo che la prossima volta non le faccio più al forno. Ovviamente al forno comunque si seccano, ma è stata una mia dimenticanza e quello che non ho aggiunto è stato... Però raga, guardate quanto sono morbide. Sono proprio morbide. Quindi la prossima volta le farò. Però impasto, perché sul libro non portava di farlo tipo riposare. Io l'ho fatto riposare per più quasi un'ora. Anche al forno e senza la granella, perché non ce l'avevo, sono molto buone, morbidissime. Proprio l'impasto che è buono. Adesso che conosco la ricetta, è anche abbastanza semplice, le farò in padella. Comunque devo spendere due parole per questo libro. È veramente fatto bene, vi segue proprio passo dopo passo, anche perché tipo non sa cucinare bene, vi spiega tutto nei dettagli. E poi la cosa che mi piace è che è tutto diviso, antipasti, primi piatti, secondi, dolci. E la cosa che amo di più in un libro di cucina, io preferisco avere anche 20-30 ricette mancanti, ma che io preferisco che in ogni ricetta ci deve stare comunque la foto. Io amo le foto, vedere almeno la foto. Pensate che sono le 10, ma io la finisco qua, devo andare a preparare già il pranzo. Quindi oggi mi dedico completamente alla cucina. Mi raccomando, poi fatemi sapere se vi può piacere questa tipologia di video. Questo lo mangio dopo. Vado a pulirmi le mani e corro in cucina a preparare il pranzo. Eccoci qua con il pranzo, dai ragazzi. Per quanto riguarda i cannelloni ci siamo, ho fatto i cannelloni ripieni di speck, besciamella e funghi. E poi il brie, ma io invece del brie ho messo, ho cambiato solo la, ho aggiunto la Philadelphia. Eh sì, la sottiletta. Ovviamente c'è, cioè, raga, è stato tipo in forno un'ora, no 20 minuti come sta scritto sul libro, ma sempre un'ora ci vuole per cuocere. Ok, facciamo il famosissimo taglio. I'm going to say Christmas Eve is coming soon. Now are you dear old man? Whisper what you'll bring to me. Tell me if you can. When the clock is striking 12, when I... Ovviamente è venuto un taglio pessimo. Forse la besciamella doveva venire ancora più liquida. Però assaggiamo. No vabbè, ma che buono!
vabbè raga, che buono, mi piace tantissimo. Questa cosa è bella perché così si scoprono anche tanti sapori. Sono ancora indecisa su cosa cucinare a merenda. Poi sente pure l'affumicato per quanto riguarda lo specco. Sente anche il sale ovviamente dello specco. Mamma mia, è buono proprio. Però sono una bomba, mamma mia. Pensate che uno già vi sazia. Anche se sono un po' indecisa per pranzo, per merenda, non so se comunque mi è avanzata ancora la colazione, se mangiavo uno di quelle, perché la merenda che avevo in programma è bella elaborata, quindi non lo so, sincera, mi valuto un po', visto che stasera dovrò, cioè oggi pomeriggio, no, stasera dovrò preparare anche la colazione per domani mattina perché deve riposare eccetera, quindi non lo so, ma valuto un po', cioè pensate che già sono le 2, sono quasi le 2 e poi questi sono come una bomba, quindi fare un'altra bomba il pomeriggio non saprei, sono un po' indecisa. In ogni caso lo scopriremo insieme se cucinerò oggi pomeriggio oppure mi mangerò la colazione di stamattina, visto che sono uscite un bel po', 12 se non sbaglio, sì. Vediamo un po'. Anche il pranzo è andato e noi ci vediamo dopo con la merenda, che vediamo un po' cosa farò. Eccoci qua con la merenda. Cioè raga, più che merenda sembra tipo la colazione, ma ci facciamo caso. Ci ho fatto una bella tazza di latte e caffè perché avevo freddo e poi avevo bisogno di un po' di caffè, visto che oggi non avevo bevuto proprio caffè. E poi questo qui di stamattina che ovviamente mo si è indurito un po', però raga, è buono. La crema all'interno si è seccata, però inzuppata nel latte direi un'ottima merenda. Should old acquaintance be forgot and ok raga, anche la merenda è andata e noi ci vediamo dopo con una super cena, non vedo l'ora. Penso che sia anche una cena abbastanza veloce da preparare e quindi a dopo. All acquaintance be forgot and all anxiety for... Eccoci qua con questi burger di zucca, perché io queste cose a me, con la verdura, proprio pure i burger vegetali, non piace, non piace. Vediamo un po' però. Ci ho messo all'interno la sottiletta e lo speck. Facciamo il taglio. Oggi veramente due dispiaceri e una bella gioia. Dispiacere perché oggi è 25, nel momento in cui sto registrando, cioè è successo un po' prima, penso che avete saputo tutti della morte del grande Maradona, quindi siamo rimasti un po' tutti, cosa? Non ce l'aspettavamo, ovviamente lui già aveva dei problemi, eccetera, però è stato un grande colpo, veramente un grande campione, vabbè, ma è inutile che dico, penso che si sa, no? Assaggiamo. Mamma mia, queste cose non piacciono proprio. Ho fatto questo esperimento che resterà tale. A me proprio questa cosa, proprio la zucca mi piace, ma non così. Non riesco a sentire neanche l'impasto dentro, cioè. Un altro dispiacere è che mentre stavo caricando il video su YouTube ho il computer che mi sta dando un po' di problemi di batteria. Ma è successo, c'era che stava tipo da 3 ore a caricare. Quindi il computer 3 ore a caricare, carico. Ecco la presa per
prendermi la ciabatta, che la chiamo così, la prolunga, si spegne il computer. Una volta che si spegne il computer, si riavvia la pagina, ma non mi era mai successo. Mi succedeva che prima, quando a 50 persone si spegneva, ma una cosa del genere è mai capitata. Altrimenti mi attrezzavo diversamente per qua e si è spento tutto e praticamente non mi carica. Ma adesso devo ritornare a ricaricare il video, che io con la mia linea che ho ci metto una vita. Quindi un macello. Per me questi burger sono buoni ma un po' bocciati. A parte che sono un po' complicati a fare una fettina sottile, tipo come impasto del burger, che comunque viene sempre un po' doppio. Però per chi piace la zucca pure così è buono. Però a me non piace. Oggi è iniziato il Black Friday su WhatsApp, no, scusatemi, su S-Food, e quindi mi state inondando di messaggi. Io sto vivendo proprio questa furia, euforia ancora di più. Quindi oggi sono proprio, sono apparate tre cose. Due è un po' così di dispiacere, ma ovviamente si va avanti, pure per questa cosa del computer. Però è una grande gioia anche perché sto vedendo la vostra felicità nel vedere il sito, eccetera. E quindi quando io sto cosa si chiude lo stomaco, fortunatamente. Però vabbè, mi consolerò domani mattina. Comunque anche mia sorella ha detto che fanno pena. No, infatti raga, Io veramente. penso, sai che cos'è? Penso che sia il concentrato di Perché purè. raga, io praticamente non ho usato proprio la zucca, visto che non ce l'avevo, usato il concentrato di purè, perché comunque lui mi diceva nella ricetta, prendere Il la zucca, concentrato di purè. scusate, concentrato di zucca, perché praticamente mi diceva la ricetta di prendere la zucca a dadini, di cuocerla con l'olio e schiacciarla, e poi fare tutta questa cosa, pangrattato, formaggio. Solo che io avevo comunque la purè di zucca, cioè raga, non c'era niente, era solo concentrato di zucca, quindi alla fine stavamo là. Ho preso quella e ho aggiunto le altre cose e poi l'ho fatta stare in frigo. E poi ho fatto tutto, ma non c'è scena proprio, però almeno uno di questo lo finirò con un po' di acqua, si fa un bel mattoncino nello stomaco e ci apparamano poco, tanto tranquilli che non baro, perché io sono fedele in quello che dico e in quello che faccio. Quindi tranquilli che non toccherò niente, fidatevi sulla parola, perché ho sempre rispettato tutto e lo farò anche adesso. Tranquilli, proprio non mi perdo per un burger, assolutamente. Vale. Ho seguito la ricetta, poi ovviamente sono sempre gusti. Io già avevo detto che voglio fare qualcosa di più salutare, particolare. Andare a dormire digiuna, ma non così. Non ce la faccio proprio. A parte che come so, oggi proprio crollerò. Ma non se ne scende proprio. Io non ce la faccio proprio, mi sono andata a mezzo burger, sono venuti pure uguali alla copertina, ma no, assolutamente no, ragazzi, io non ce la faccio proprio. Mi aspettavo qualcosa in più, sono sincera. Però io penso che non mi sbaglio niente, perché anche per quanto riguarda le foto erano comunque abbastanza uguali. Vi ci vediamo domani, o domani, ragazzi, mangio tutta quanta a colazione, secondo me starò così. Sicuro. Ricordatevi, perché domani mi sveglio proprio così, domani. Buongiorno, da un grande epic fail questa challenge, cioè raga, mamma mia, ho sbagliato io completamente, perché a parte che ieri l'ho fatto qua alla fine, ieri sera, e sto morendo di fame, si può vedere pure dalle mie condizioni, perché poi io ieri non ho toccato cibo dopo la challenge, e stamattina, mamma mia, raga, tenevo proprio un buchino in stomaco. Quindi ho deciso, ho fatto no, facciamo una cosa, visto che devi fare tante altre cose, tra le tante cose che ho fatto, ho detto vabbè, mo che faccio? Faccio un attimo pure, me lo faccio stasera. Ma raga, scema di mio, vuoi capire che un ciambella di pangoccioli, io raga, ho completamente saltato l'ultimo passaggio. A parte che ieri, cioè raga, pensate che comunque, ma a parte che io ho sbagliato, ok. Pensate che ciambella di pangoccioli per 6-8 persone ha solo di farina un chilo e 3. Cioè, raga, mi è venuta una ciotolona enorme. E per raga, non può essere per 6-8 persone, perché se faccio pure delle palline, no? Cioè, raga,
enorme. Ovviamente tu fai le palline e li fai crescere, ma ragazzi, io ho visto l'impasto, ho visto il lavoro, non ho completamente visto l'ultimo passaggio, un po' per la stanchezza, un po' perché non ero da sola in cucina e quindi non stavo neanche tranquilla perché poi si mettono insieme tante voci diverse, no? Di qua, no? Di là, no? Di là. E quindi no, quando bisogna fare queste cose bisogna stare sereni mentalmente. Quindi ieri così, poi tra quelle altre cose, quindi è stato un grande errore mio. Quindi io posso dire che questa challenge è stata un grande epic fail e mi dispiace un sacco, però questo è stato un errore mio. Perché mi sono soffermata su Ingrid e ho detto, ma no, non voglio assai. Infatti, pensate che io ho diviso l'impasto in due dosi, ho preso un ciambellone grande. Errore proprio mio, cioè ho fatto proprio una gafanata. Cioè, raga, è stato un errore proprio mio e mi dispiace perché comunque ho usato tanta farina, però ovviamente avevamo fatto un ciambellone enorme perché poi vedendo il tanto impasto e ieri la stanchezza eccetera ha fatto bruschezza, non avete idea di quanto mi dispiace, proprio non aver portato in sé proprio la ricetta, però raga vi giuro che gli ingredienti ho usato quelli, e però mi dispiace perché comunque lo volevo provare, però ovviamente sono dolci e comunque cioè, si mangiano, infatti è un ciambellone grande da come avete visto le foto, è questo qua. Infatti abbiamo poi diviso l'impasto, però ovviamente comunque non è cresciuto, anche se io ho messo comunque a lievitare il lievitino, a riposare il lievitino e si è fatto enorme per più di mezz'ora. Comunque quando avevo fatto l'impasto eccetera, comunque è stato l'impasto un'altra bella mezz'ora fuori, ma ovviamente in forno è cresciuto un po', ma non più di tanto perché non è come il lievito normale. Il lievito di birra, se non fai una lunga lievitazione quello non cresce. Quindi vabbè raga. Però raga, è morbido. Solo che non avete idea di quanto mi dispiace, cioè, quindi passatelo, ma ci rifaremo e la prossima volta seguirò proprio passo per passo, ma raga, non è stata una cosa neanche fatta apposta, è stata proprio una dimenticanza stupida, proprio perché non è che stavo da sola e quindi mi sono messa a guardare, sono successe varie cose e mi sono proprio completamente confusa io, però raga, è venuto morbido. E l'odore sembra proprio quello del pangocce, quindi è veramente buono. Questo anche riscaldato. Non sapete quanto sono pentita. Io facevo le palline, tutta la notte li facevo lievitare. Mi svegliavo stamattina, ma avevo capito che capolavoro usciva. Beh, allora mi dispiace, proprio assai mi dispiace. Però la prossima volta io lo rifaccio, anzi, lo rifacciamo proprio insieme. Però dividiamo completamente le dosi, perché raga, comunque a prescindere è 1,3 kg, ma a prescindere dalle palline, ma voi capite quante palline mi venivano? Cioè, una cosa che mi dispiace è che ho sprecato gli ingredienti e la mia stanchezza, la mia cosa non... Vabbè, il latte caldo è buono, sicuramente. Però secondo me se lo riscaldate prima di mangiarlo se si immorbidisce ancora di più, perché ovviamente ragazzi il lievito di birra lo intubisce se non fa la lievitazione come si deve, capo in merda. Infatti pensate prima quando è entrato mia sera l'ha fatto, ma non è bello, non ci sta questo tutto, perché ho fatto sì, cioè, ho fatto ma com'è, non l'ha mai detto. Quindi raga, io direi un grande fail, ma proprio pesante, è andato. Quindi spero che ugualmente vi sia piaciuto questo video e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!